Integro il mio ciclo sulla transizione energetica con questa puntata dedicata a come funziona il mercato elettrico, in questo caso dell'energia elettrica in Italia. Mi concentro sull'elettricità. E come vedete, vi ho messo a schermo il sito ufficiale di quello che è il gestore ufficiale dei mercati energetici italiani, quindi un soggetto interamente pubblico creato per legge che si occupa appunto di gestire i mercati energetici. Quindi parliamo appunto dell'elettricità, qui trovate diciamo tutte le spiegazioni scritte in maniera precisa, formale, un pochino tecnica, quindi non facilissima da capire. Vi faccio vedere anche la pagina di Terna che è il nostro distributore, scusate, trasmettitore dell'energia e c'è una differenza tra trasmissione e distribuzione. La trasmissione è quella ad altissima tensione, quindi la rete di altissima tensione è in monopolio per legge a Terna, Terna che è per una buona fetta statale e per una buona fetta, ahimè, non è statale. Però il controllo comunque è nazionalizzato. E anche Terna dà delle spiegazioni, ma torniamo al GME, anzi, non torniamo, questa pagina ve la indico per conoscenza, ma ve lo spiego come funziona il mercato elettrico con un esempio decisamente facile, che però è preciso. Allora, voi immaginate di essere il preside di una scuola che ha la mensa e sapete che ogni giorno dovete procurarvi, avete 1.000 studenti, facciamo conto che a ognuno diate un etto di pane e quindi 100 kg al giorno di pane vi dovete procurare. Quindi ogni giorno cominciate a telefonare il giorno prima ai panettieri per approvvigionarvi del pane che vi deve essere consegnato il giorno dopo. Facciamo finta che ci siano quattro panettieri nel vostro paese e voi cominciate il giro di telefonate. Il primo panettiere vi offre 40 kg di pane a 2 euro al chilo. Chiamate il secondo panettiere e vi offre 30 kg di pane a 2,50 euro al chilo. Chiamate il terzo panettiere e vi offre 20 kg di pane a 3 euro al chilo. Quindi 40 più 30 più 20 siamo a 90, non ci siamo ancora, dobbiamo arrivare a 100 e quindi chiamiamo anche il quarto panettiere, il quale offre gli ultimi 10 kg di pane e li offre 4 a 4 euro al chilo. Ora, voi come preside, se foste in questa situazione, paghereste appunto in maniera differenziata ciascuno quanto vi ha offerto. Ma il mercato elettrico non funziona così. Tutti e 100 i chili di pane verranno pagati 4 euro, cioè il prezzo più elevato che è quello che è andato a coprirmi l'ultimo pezzettino di richiesta. Succede esattamente così nel mercato elettrico, tecnicamente si chiama MGP, mercato del giorno prima, e appunto lo vedete nella prima linea in grassetto, e quindi il GME si rivolge ai produttori e comincia o meglio, il GME diciamo, è il banco, è il mercato stesso, quindi i vari produttori e i vari acquirenti all'ingrosso si incontrano in questo mercato e cominciano a negoziare domanda ed offerta. E succede esattamente così, che qualcuno offre l'energia a un tot di prezzo, qualcun altro la offre un po' di più, qualcun altro la offre un po' di più, però il GME ha l'ordine di garantire che per ogni giorno dopo, perché stiamo parlando appunto che queste contrattazioni avvengono nei giorni prima,
Il GME ha l'obbligo di arrivare a un determinato fabbisogno giorno per giorno, perché per esempio se siamo il 15 agosto e i condizionatori dell'aria vanno a palla, ecco che abbiamo il massimo del consumo elettrico. Quindi tipicamente ad agosto GME sa che deve arrivare giorno per giorno a picchi di potenza di 40-50 gigawatt. Adesso non faccio il conto in gigawattora, comunque ogni giorno lui deve garantire che l'Italia abbia tutta l'energia che presumibilmente si pensa servirà il giorno dopo. E perché dico presumibilmente? Perché naturalmente, per quanto siano molto bravi, e lo dico seriamente e sinceramente, è difficile azzeccare perfettamente il fabbisogno del giorno dopo. E quindi il grosso dell'energia avviene con questo sistema. Ognuno offre al prezzo che ritiene, ma tutti verranno pagati al prezzo più alto, di quell'offerta che è necessaria per completare il fabbisogno richiesto per quel determinato giorno. Ora, già questo, capite, dà adito a qualche possibile speculazione, cosa che si amplifica ulteriormente tenendo presente appunto che le previsioni, per quanto ripeto molto vicine alla perfezione, non sono, non possono essere precise al 100%, anche perché ci sono gli imprevisti, i guasti, picchi di domande per un determinato motivo. Ci possono essere tanti motivi per cui una previsione fatta molto bene, però un pochino sballa. Ed ecco che intervengono gli altri mercati che vedete nelle righe successive, l'infragiornaliero, che come dice il nome stesso avviene all'interno della giornata, i prodotti giornalieri e il dispacciamento. Non sto a spiegarvi tecnicamente, ma sono tutti mercati che servono per far sì che effettivamente in quella giornata effettivamente il fabbisogno venga coperto. Ma qual è qui la cosa da capire? È siccome io sto lavorando quasi in tempo reale, perché avevo fatto i compitini bene il giorno prima e ho azzeccato la previsione al 95%. Sono stato bravo perché l'ho azzeccata al 95%, ma vuoi perché è successo un guasto, vuoi per qualsiasi altro motivo, devo aggiustare il tiro e il problema è naturalmente quando devo andare a comprare ulteriore energia. Ecco, devo andare a comprarla all'ultimo minuto. Devo andare a comprare all'ultimo momento. E in questo caso è abbastanza ovvio che chi me la fornirà a un prezzo decisamente più elevato, perché il sistema elettrico è fatto in maniera tale che non può assolutamente andare sotto energia, non può, deve soddisfare la domanda istante per istante, altrimenti casca tutto, nel senso che abbiamo un blackout che poi si propaga e diventa nazionale. Quindi il nostro ente pubblico GME, assieme a Terna, sono obbligati a tenere in equilibrio la rete e quindi acquistare a questo punto a qualunque prezzo l'energia che dovesse mancare perché c'è stato qualche problema e quindi devo approvvigionarmi all'ultimo momento di ulteriore energia. Ora, questo sistema era nato 20 anni fa per agevolare le rinnovabili, che 20 anni fa costavano di più delle fossili. E quindi era nato per questo motivo e nei 15 anni passati, nei 20 anni passati, si è dimostrato valido. Nella stragrande maggioranza dei casi, l'energia elettrica, come ho spiegato nelle puntate precedenti, è stata abbassata di costo dall'ingresso delle rinnovabili. E questo sistema di mercato, che si chiama appunto a prezzo marginale, ha lavorato tutto sommato bene. Tanto è vero che fino alla crisi, diciamo così,
che è iniziata un po' prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, i prezzi dell'energia erano, dell'elettricità erano calati piuttosto costantemente e quindi c'erano stati dei notevoli vantaggi economici dall'utilizzare le rinnovabili con questo tipo di mercato a prezzo marginale. Ora le cose sono cambiate, si capisce che troppo spesso è possibile fare delle speculazioni approfittando appunto di questo meccanismo ed ecco che l'Unione Europea, ben spinta dalla crisi appunto dei prezzi che abbiamo vissuto nel 2022, ha messo in campo, vedete questa è la pagina ufficiale della Commissione Europea, ha messo in campo un design, nel senso una modifica del mercato elettrico, dell'elettricità, e c'è tutta una scaletta temporale, per cui contiamo sui nostri europarlamentari che in futuro ci tengono aggiornati, ci sarà una riforma appunto del mercato elettrico. Che vedete qui, ho sottolineato le righe in cui confermano quello che vi ho spiegato, cioè che il mercato europeo, the wholesale market in the EU, is a system of marginal pricing, as no as base as clear, eccetera, eccetera. Quindi il mercato all'ingrosso è un mercato con questo sistema di prezzo marginale, detto anche pay as clear, quindi si riferivano al fatto che pulivano la lavagna quando era tutto quanto completato, dove tutti i produttori di elettricità ottengono lo stesso prezzo per l'energia che stanno vendendo in quel giorno. A ulteriore conferma, ecco qui quanto vi ho spiegato, quando la domanda è soddisfatta, tutti ottengono il prezzo dell'ultimo produttore dal quale l'elettricità è stata comprata per arrivare a soddisfare il fabbisogno di quel giorno. Quindi il mercato elettrico ha questo funzionamento, credo abbastanza semplice da capire, come vi ho spiegato in maniera semplice. Poi ci sono dei dettagli, ci sono delle ulteriori cose, il mercato della capacità, ci sono un'altra serie di cose, ma in sintesi questa è la situazione. Ora io ho voluto fare questa puntata sia a complemento e per avvisare tutti che appunto il mercato cambierà perché ci si è resi conto che non è più la situazione di 20 anni fa in cui il grosso dell'elettricità la facevano le fonti fossili. Adesso via via stiamo assistendo al sorpasso, in questi ultimi mesi siamo a percentuali attorno al 50% dell'elettricità che viene generata dalle fonti rinnovabili. Ma pian pianino appunto avremo il sorpasso e quindi è necessario cambiare il mercato. Ma ho voluto fare questa puntata per farvi alzare le orecchie sul fatto che quello che paghiamo attualmente l'elettricità, cioè 120 euro a megawattora, è un'assurdità perché il prezzo del gas è tornato ai 20 euro a megawattora. Quindi il prezzo che avevamo prima della crisi, prima del Covid, il prezzo che abbiamo avuto per circa un decennio dal 2010 al 2020, e quindi il gas da cui comunque si produce quasi la metà dell'elettricità italiana, è importantissimo il suo prezzo. Quindi il suo prezzo è tornato normale. Quello dell'elettricità è pazzescamente il doppio rispetto a quello che abbiamo avuto appunto fino a prima dell'inizio crisi Covid e soprattutto poi crisi iniziata nel 2000, fine 2021 e poi esplosa nel 2022. Quindi è importante che capiate che i bilanci estremamente in attivo con dei guadagni molto elevati da parte di produttori di fossili, di combustibili fossili e produttori e venditori di elettricità sono legati in questo momento anche a quelle che secondo me sono delle speculazioni sul mercato elettrico. Mercato elettrico che, così come vi ho spiegato, diciamo, semplifica assai il
il fatto di poter fare delle speculazioni, perché è sufficiente che io nel mercato del giorno prima offra poca energia e me la tenga a disposizione per l'ultimo momento, per quando, per forza di cose, il gestore è costretto a venirmi a chiedere, per carità, dammi l'energia che mi serve perché sono a corto e quindi me la tengo, faccio incetta, diciamo, faccio proprio quello che si potrebbe chiamare mercato nero, me la metto da parte e la vendo solo quando è fortissimamente richiesta. Quindi questa è la situazione attuale e pertanto mi sembrava necessario fare questa integrazione di video. Ricordo che avete tutti i video precedenti nel mio blog personale e nei miei social e quindi vi ringrazio e vi saluto.